Benvenuti nel mio ambulatorio veterinario. Oggi vedremo la prima visita del cucciolo subito dopo l'acquisto, quindi successivamente all'uscita del negozio con il nostro nuovo animale. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Chi abbiamo qui? Eccolo qui. Puoi metterlo anche sul tavolo. Ciao, Chicco. Allora, hai appena acquistato questo cucciolo? Quando lo hai acquistato? Circa da 2 giorni. Perfetto. E ha avuto qualche sintomo particolare nell'arrivo a casa? Si è comportato normalmente? No, 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 bene. Il venditore te lo ha venduto ovviamente come un cane in perfetta salute, Sì. giusto? Allora, guarda, devo dirti che adesso faremo la prima visita di controllo. Nell'esame obiettivo generale che ti farò, posso evidenziare se ci sono delle malformazioni evidenti, cioè tipo malformazioni congenite, quali il criptorchidismo, che consiste nella mancata discesa di uno o entrambi i testicoli, patologia frequentissima nel cucciolo, o malformazioni anche della mandibola o della mascella, quindi evidenti già al primo momento della mia visita, o ipertermia, anche quella per me può essere una problematica al momento dell'acquisto, anche se lui apparentemente ti sembra che sta bene, che gioca e mangia, nel cucciolo può capitare. Per altri problemi invece, come alcune malattie infettive, si prevede un periodo di incubazione. Questo vuol dire che, nonostante io te lo visiti oggi e non sono in grado di rilevare alcun sintomo clinico manifesto, è facile, può accadere purtroppo, che a distanza di qualche ora o qualche giorno dal tuo acquisto l'animale inizi ad avere dei sintomi. Lì deve essere tua priorità portarmelo immediatamente, non sottovalutare alcun sintomo, in maniera tale da permettermi di diagnosticare eventuali patologie infettive che al momento dell'acquisto erano già preesistenti, ma semplicemente in incubazione, quindi con una visualizzazione dei sintomi clinici successiva all'acquisto del tuo animale.